Allo scopo di affrontare la questione del liceo musicale Gaetano Braga, le cui attività sono nuovamente a rischio, si è riunito ieri mattina in municipio un tavolo tecnico composto dai massimi rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali. È emersa la conferma di insistere nello sforzo di sostenere l'istituto fino a condurlo alla ormai auspicata, io credo anche ragionevolmente prossima, statizzazione. I tempi non sono brevissimi. Avevamo già immaginato lo scorso autunno che la discussione parlamentare avrebbe richiesto alcuni mesi. Al momento è ancora in discussione nella Commissione al Senato, in Commissione al Senato dovrebbe passare poi alla Camera. Immaginando che per fine primavera si possa avere la legge di statizzazione di tutti i pareggiati, sarà necessario poi attendere le disposizioni attuative, quindi ragionevolmente dobbiamo prepararci, l'Istituto deve prepararsi ad affrontare almeno i prossimi 2 anni prima della statizzazione, e per affrontare i prossimi 2 anni si ripongono i problemi finanziari consueti. La conclusione emersa dalla riunione è che bisognerà fare tutti gli sforzi possibili per poter accompagnare l'istituto alla statizzazione. Non farlo significherebbe privare la città di un istituto di alta formazione che difficilmente potrebbe essere riproposto in un contesto e in un momento storico in cui si va verso l'accentramento e la chiusura dei poli formativi, soprattutto se poli di alta formazione. Problematiche che tornano di anno in anno, irrisolte praticamente dalla nascita dell'istituto. Alcuni docenti dell'istituto mi hanno consegnato alcune settimane fa una copia di un articolo di un giornale degli anni 50 che sembrava di estrema attualità. D'altronde il problema dell'istituto deriva dalla mancata statizzazione. E in un sistema come quello nazionale italiano, in cui la scuola per definizione è anzitutto una scuola di Stato, far sopravvivere un istituto senza avere la copertura finanziaria è davvero impegnativo.